Ci presenta dal suo CD L'Imperfetto un brano che si intitola Bella Gioventù. Chi può essere? Renato Zero! Bella gioventù che si butta via, che non basta mai. Bella gioventù tra illusioni e guai. Bella, imprendibile tu sei, quella permissiva che perdona e che disarma. Sei quell'attimo che va, poca eternità, troppa ingenuità. Bella gioventù, assordante sì, da mordere e fuggire, bella da non dire, di te si può morire. Viva, da confonderci le idee, ancor più delle maree, così proibita agli ottantenni che inspiegabilmente non saranno mai sazi di te. Falla tornare su, non spezzare quel volo, non puoi farcela solo, dagli aria importanza, giudizio e prudenza, il meglio della vita lo spendi proprio. E l'età generosa è una sana bugia, gioventù travagliata, deviata, delusa, finita su un altro TG. Bella anche di più quando te ne vai, quanto male fai a chi resta lì tra inutili trofei. Grande chi resta accanto a te, anche se hai il grigio dentro sé, se il biondo sfuma l'acne non c'è più, da quella malattia non guarire mai è la gioventù. Ti accendi quella stella, se non ti trovi sentieri laggiù, e non avrai speso in vano la tua gioventù. Ritorna dalla vita e fidati di lei,
tanto non sia gioventù rassegnata, negata, taciuta, che adesso ti arrendi così perché non sei qui. Bella gioventù, dimmi ancora. C'è un ospite per cortesia, ma quello che ho detto prima, che sei magico in scena, guarda, piange anche lei, è una ballerina, voltati un po' Tony, guarda, e lei è abituata. Figlia di una ballerina, nel senso che piangono queste ragazze, però la sanno lunga. Non e è a vero. Me mi accollano delle grandi responsabilità, perché amare uno zero è amare un numero abbastanza perdente, anche se poi tutto sommato, grazie alla vostra aggiunta, al vostro contributo, questo uno può diventare questi miliardi che si stanno questa sera consumando su questa lotteria. Voglio dire che quest'anno vi auguro di vincere tutti a una lotteria più significativa che quella dell'amore, dell'amicizia, di questi valori che sembrano sepolti, ma che sono dentro di noi, basta solo tirarli fuori. Esatto, senza paura. Grazie. Volevo, a proposito, Renato, se me lo permetti, sì? Volevo anch'io partecipare a questa lotteria, vorrei mettere in palio che? Queste tesserine di Fonopoli, che sono le tesserine d'oro, le golden, mm-hmm, che noi diamo ai soci fondatori dell'Associazione Culturale Fonopoli. Ne ho giuste sei, quindi quelli che questa sera si aggiudicheranno questo magico premio della lotteria italiana... Italia. Diciamo che è italiana, se no pensano che è svizzera. Sì. Ah, no. Visto che ci sovvenzionano un po' tutto il mondo, tranne che non riusciamo a sovvenzionarci da soli. Allora, queste sei tesserine, appena vincerete, noi siamo sull'elenco del telefono, Associazione Culturale Fonopoli. Noi vi mandiamo la tesserina, poi mandateci un piccolo segnale. Hai ragione. Auguri grandi. Non andare via, ti prego di sederti in prima fila, perché ora ci colleghiamo di nuovo con Leo per l'abbinamento dei sei biglietti miliardari con le sei sorprese, e vediamo come va la situazione. Leo, eccoti qua con due bellissimi bambini. Esatto, che loro sono quelli che estrarranno da una parte i numeri e dall'altro le sorprese, per fare appunto l'abbinamento tra biglietto appena estratto e sorpresa che già sappiamo. Il biglietto serie B numero 815799 è abbinato alla sorpresa Renato Zero. Ecco, Renato Zero. La sorpresa Renato Zero, che avete appena visto, bravissimo, straordinario, è stato abbinato al biglietto serie B come Bologna 815799. Ora non rimane che sapere. Attraverso le vostre telefonate siamo arrivati a sapere qual è, dobbiamo avere la classifica dal sesto al primo posto, ed è una questione interessante perché è una questione di miliardi. Al primo posto la sorpresa, allora vi dico prima il biglietto, serie B come Bologna, numero 815799, venduto a Roma e che vale 7 miliardi, e la sorpresa per padre, per papà, padre Luca, che è fatta da Renato Zero.
coerente fino in fondo. Devo dire coerente fino in fondo, perché io sempre mi sono sempre preoccupato di far vincere gli altri e automaticamente con queste loro vittorie mi appago la mia di vittoria. Quindi ancora una volta ho reso felice qualcuno. Sono veramente fiero di me, grazie. E lei, padre Cao, è contento? Sì. Ha avuto lei comunque la sorpresa più bella della sua vita? Sì. Perlomeno una delle. Il buon lavoro nella sua parrocchia. Grazie. E grazie di essere stato con noi a parlare.